It's Market è il nome del nuovo forum dedicato al food, un luogo esclusivo dove si vive al meglio l'Italian lifestyle, progettato e sviluppato in partnership da Indica Center e Italmark, appositamente per Hello Shopping. Nasce così un mix di vendita di prodotti enogastronomici con eccellenze italiane e territoriali, con la possibilità di gustare direttamente al punto vendita. It's Market si presenta su una superficie di 3.079 metri quadri, di cui 1.877 dedicati alla vendita e 487 alla somministrazione, con orario continuato dalle 9 di mattina alle 21 di sera. Giovanni Umberto Marzini, Center Manager di Hello Shopping, racconta ai nostri microfoni il concetto di It's Market. Beh, allora, è un concetto che ha richiesto insomma quasi 2 anni di lavoro e che ci ha permesso di rimodulare l'ex area dell'ipermercato. Si sviluppa su 3.500 metri, i punti fondamentali sono che è concentrato esclusivamente su un'offerta alimentare fresca e confezionato, con anche all'interno un'esperienza di somministrazione. Diciamo che se vogliamo ripartire un po' i pesi, circa un 70% di vendita del prodotto e circa un 30% di somministrazione. Il desiderio era quello di avere un concetto che desse allo stesso tempo servizio ed esperienza, perché insomma quello che abbiamo vissuto come esperienza precedente, ma che è un po' il trend del mercato, era quello di trovare una soluzione che fosse ispirazionale per il cliente, vista anche lo scenario competitivo di Brescia, che insomma nel comparto alimentare devo dire è molto aggressivo. Quindi questo è stato un po' il motivo che ci ha spinto a progettare, ecco, un prodotto diverso appositamente per Elnos. Il lockdown poi di fatto ci ha ritardato di 6 mesi, perché l'apertura che avevamo inizialmente ipotizzato era appunto all'inizio dell'anno, tra febbraio e marzo, e poi dopo, a seguito della pandemia, siamo stati costretti a rivedere i nostri piani. Le aspettative, diciamo, sono sicuramente quello che, diciamo, nel medio-lungo termine di ottenere diciamo risultati soddisfacenti, per non dire insomma le attese sono importanti, questo non lo nascondiamo, sia da parte del gruppo Inca che anche credo da parte di Italmark. È chiaro che in questo momento, visto lo scenario, rimane difficile evidentemente fare come dire delle proiezioni, quindi diciamo che siamo prudenti, ecco. Presente anche Marco Odolini, l'amministratore delegato di It's Market e direttore generale di Italmark, che dichiara il suo entusiasmo nel presentare il nuovo punto vendita come simbolo di innovazione, esclusività, aggregazione e riconoscibilità. Sì. Per noi It's Market è una nuova esperienza di spesa, è stato studiato insieme al gruppo Incica, con il gruppo Italmark, per proporre una nuova forma di market, una nuova idea di market. In questa nuova idea di market, in questa struttura di 3.000 rotti metri, saranno a disposizione dei clienti tutta una serie di servizi di somministrazione, oltre che ovviamente che una canonica classica spesa alimentare, perché la cosa che anche qua diversifica rispetto a un classico mercato, la presenza sarà solo di prodotti freschi, freschissimi e prodotti alimentari, quindi mondo grocery. All'interno di Smarket ci saranno tutta una serie di peculiarità, diciamo, di proposte che vanno appunto dalla canonica panetteria, alla pizza alla pala, a una grineria, a una gastronomia e un angolo della tradizione bresciana che è legato al mondo pasta, con la pasta di Barbariga, quindi l'aspetto territoriale, perché in questo Comset si è voluto, oltre a presentare quelle che sono le classiche marche, anche presentare quello che è la tradizione e il prodotto del nostro territorio, quindi si è data una grande evidenza a questo aspetto. Poi all'interno ci sarà anche il mondo hamburgeria, grineria, friggitoria, ovviamente il mondo macelleria, sia self-service sia servita, una grande isola o cella di dry age, il mondo sushi, il mondo pesce fresco e una serie di implementazioni in una categoria, in varie categorie del mondo del grocery, con profondità e assortimenti che permetteranno al consumatore di poter spaziare
nella scala dei propri desideri e delle proprie opportunità ovviamente di spesa.